Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nella parte 2 dell'Oldie Shane. Se vi siete persi la prima parte, la trovate giù nel box informazioni, ovviamente. Andate a vedere prima quella, poi tornate per vedere le ultime cosine che ho acquistato. Come sempre, io sono carichissima, pronta a scartare le altre cosine, però come prima cosa, ovviamente, vi chiedo di iscrivervi al canale, mi raccomando, per non perdervi tutti gli altri video che pubblicherò. Se vi fa piacere, mettete like e commentate, come sempre. Non perdiamoci in chiacchiere e passiamo alla seconda parte dell'haul. 3, 2, 1. Andiamo avanti con questo pezzo forte, ragazzi. Voglio proprio vedere. Mi sono presa un vestito pazzo, trick. Sì, che da qua non si capisce secondo me bene come sarà poi indossato, ma tanto lo vedremo insieme. Di questo tessuto tipo un po' vellutino, ciniglia. Allora, io non sono un amante della ciniglia, ma appena ho visto questo vestito, la mia mente ha urlato Natale. Quindi questo vestito verrà utilizzato ovviamente per il pranzo di Natale, la cena del 24, insomma. Proprio stupendo. Tra l'altro, mi sembra che questo è un gran tessuto, cioè bello spesso, bello importante, insomma. Secondo me deve fare un caldo questo vestito, non lo so, comunque lo proveremo. Mi piace tantissimo perché ha l'arricciatura sia sul davanti che sul dietro. Sapete che io sono una fan dell'arricciatura sul dietro perché rende il booty più bello. E niente, ragazzi, questo lo andiamo subito a provare perché non vedo l'ora. Ah, anche di questo ho preso un S. Favoloso, a parte che non è neanche troppo corto, nel senso che qua c'è il ginocchio. Comunque è abbastanza sobrio, tra virgolette. Fa un caldo allucinante che non ve lo dico nemmeno, mamma mia. E quindi direi perfetto per l'inverno, ragazzi, assolutamente perfetto per l'inverno. Mi piace troppo questo arricciamento. Mi piacciono molto le maniche, però cioè, secondo me, tocco di classe con le maniche tirate giù. Cioè, secondo me così è meraviglioso. Cioè, da serata di gala quasi. Vi faccio vedere anche il dietro, che ovviamente, oh, se si vede, ovviamente è arricciato come il davanti, dall'inizio alla fine. Cioè, ma è troppo bello. Cioè, proprio lucido. È stupendo. Adoro. J'adore Dior. Sì, molto elegante, molto signora. Questo haul sono un po' una signora. Super, super top. Non me l'aspettavo quando l'ho ordinato che fosse così bello. Tra l'altro ha l'arricciamento anche sul fianco. E secondo me questo arricciamento lo rende molto, cioè, proprio sta addosso, appiccicato completamente. Non è estremamente stretch come molti altri vestiti che ho di Shein. Però vi dico, mi piace molto perché comunque anche indossato senza un reggiseno sta tutto dove deve stare. Bellissimo! Direi che andiamo avanti. Allora, vi faccio vedere velocemente questa cosa che è una carta adesiva con cui ho intenzione di ricoprire la mia scrivania perché è un po' rovinata con tutti i trucchi parrucchi vari che ci sono stati. Un tempo mi facevo anche le unghie su quella scrivania, quindi si è tutto rovinato e quindi ho intenzione di fare un wrap della scrivania con questa carta adesiva che dovrebbe sembrare marmo. Vedremo, vedremo. Altra cosa, raga, che ho preso che vi voglio fare vedere assolutamente è questo ombretto. Cioè, questo è un ombretto che su Shein non è che ha spopolato di più, lo conoscono tutti e chi ero io per non comprarlo. Ed è questo, secondo me lo dedurrete già dal packaging, è un ombretto glitter con tutte delle perle viola. Non l'ho ancora swatchato, eh. Lo svuociamo insieme in diretta. Allora, la consistenza è un po' strana, vi dico la verità. Grumosa quasi, però c'è l'effetto. L'effetto è devastante. Si asciuga super velocemente e rimane. Ma perché l'ho svuociato qua? Guardate qua. Che bellezza, che bellezza. Io quando vedo i brillanti impazzisco. Passiamo al prossimo capo di vestiario che è zan zan zan, altri pantaloni. Quest'anno di pantaloni non è che ne abbia presi esageratamente, l'anno scorso ho più abbondato, ma non ne ho troppo bisogno. E sono andata con io mainstream, basic bitch, ovviamente,
con un bel pantalone cargo, ma figuriamoci, quest'anno vanno molto i cargo, chi sono io per non averne un paio? Già ne ho un paio, però quelli sono proprio enormi, larghissimi e hanno un effetto molto camionista, tipo, no, benzinaio. Questi invece sono un po' più aderenti, comunque hanno la gamba larga, però mi piaceva tantissimo appunto questo effetto grigio-nero, un po' slavato, mi piaceva tantissimo, c'ho una pezza. Scusate la pezza, è l'emozione di Shein. Comunque mi piacciono tantissimo, sono a vita super alta, mi sembra. Sì, decisamente, però mi sembrano anche molto lunghi, quindi direi che va bene, perché io voglio che tocchino praticamente per terra i pantaloni con le scarpe. Bisogna solo vederlo indossato e ho preso di questo una S. Ah raga, non vi ho detto niente del tessuto, ma è il classico pantalone jeans Shein. Io adoro questo tessuto per i jeans. Magari non è thick come quello tipo Levi's o così, però io lo preferisco un po' più svolazzante, un po' più leggerino, e non è iperleggero, perché ragazzi, facciamo una parentesi su questa cosa, quando sono andata da Primark, che ho appena caricato l'haul, sono andata a vedere anche nel reparto jeans, no? Per capire un po' dei jeans di un tessuto, ma proprio, ma leggerissimo, e c'era già la collezione invernale, quindi no excuse. Io sconvolta, anche perché, come vi dicevo, i prezzi di Primark, vabbè, parentesi Primark, scusatemi, sono una lamentela continua quando si parla del Primark, comunque, ho trovato dei tessuti terribili, nonostante si facciano pagare molto di più di un tempo, e non capisco il perché. Avessero aumentato la qualità, capirei, ma la qualità è peggio, giuro, molto peggio di quelli di Shein. Cioè, questi pantaloni hanno un tessuto buono, io ne ho anche da anni, uno, due anni, che non si sono rovinati minimamente. Io quelli di Primark che prendevo anni e anni fa, dopo due anni, erano già tutti scoloriti, sfilacciati, però avevano un prezzo di un certo tipo. Se mi fai pagare un pantalone 25 euro, io mi aspetto un pantalone in tipo quelli di Pull&Bear, tipo quelli di Bershka, che comunque hanno una durata, no? Quindi non lo so, confusa, e questo pantalone, per esempio, l'ho pagato 16 euro e sono convinta che l'anno prossimo sarà ancora bellissimo come oggi. Parentesi finita, scusate la polemica. Ragazzi, c'è troppo bello. Vi faccio vedere tutta la lunghezza. Mi piace molto anche la lunghezza, io direi perfetta. E le tasche, stupende. Ma proprio mi piace come fittano, come stanno, sono comodissimi. Anche comunque qua in vita, tutto qua. Cioè stanno proprio bene, stanno proprio comodi, sono perfetti. Poi ovviamente la vita è super alta perché il mio ombelico è qua. Il tessuto mi piace tantissimo. Non è pesantissimo, quindi proprio da tutti i giorni. Veramente, veramente stupendi. Questo è il dietro. Non ha le tasche, però secondo me è molto carino, perché ha comunque queste righe che, non so, fanno un effetto molto bello, secondo me. Super, super approved. Andiamo con un altro acquisto che ho fatto. Allora, di questo acquisto vi dico, non so se essere contenta, non so se essere triste, perché mi sono sbagliata io, quindi in realtà è colpa mia. Io mi aspettavo uno zaino come il mio di Mucca, che vi faccio vedere subito. Piccolo così, ok? E invece enorme. Enorme, cioè sembra lo zaino di scuola. È un po' too much, tutto leopardato così, lo zaino di scuola. Mi aspettavo uno zainino piccolo, quindi è veramente enorme. Non lo so, sicuramente lo userò, perché figurati se uno zaino di pelo leopardato non lo uso. Però, insomma, me lo aspettavo più da tutti i giorni, da proprio quando non sai che borsetta mettere, usi questo. E da sostituire anche quello di Mucca, con cui io mi trovo da Dio, che avevo sempre preso su Shein, ovviamente. Vabbè, ci sono rimasta un po' per la grandezza, ma in realtà, andando a guardare quando è arrivato, perché mi sembrava troppo grande, andando a guardare nelle recensioni, si vedeva che era grande. Quindi, colpa mia, mea culpa. Sicuramente lo userò lo stesso, don't worry. Arriviamo all'ultimo capo di abbigliamento di questo haul. Ed è, un maglione. Quest'anno di maglioni croppati ho comprato solo questo, che mi sembra anche molto croppato. Dalla foto sembrava meno, ma vabbè. Ha collo alto, tra l'altro un collo molto alto, che io adoro, perché può essere messo un po' come ti pare. Ha la peculiarità di avere le maniche che terminano con un bel pezzo di stoffa più stretta, quindi c'ha la manica larga e poi finisce con la manica super stretta, che
cioè qua appena l'ho visto ho detto bellissimo, bellissimo. Poi di questo color khaki, appunto, da abbinare, se avete visto il mio haul di Primark, al balaclava che mi sono comprata, sempre color khaki. Allora, il tessuto mi sembra molto morbido, più o meno come quello verde che abbiamo visto prima, forse un pelo meno, non lo so, mi sembra più tipo quelli che fanno prurito. Dopo, quando lo proviamo, vediamo se fa prurito, speriamo di no, perché se no come faccio? Mi piace molto e anche il tessuto mi sembra super super caldo. Anche di questo ho preso una S. Ultimo capo, perché ve lo giuro sto morendo di caldo, muoio tra un po'. No, è favoloso, questo penso sia il maglione più bello che ho, cioè il colore è fantastico, forse con queste luci sembra più marrone, però non lo so, è un po' un misto grigio marrone. Mi piace troppo questa cosa delle maniche, cioè è veramente favolosa. Il collo è bello stretto, mamma mia, non me lo aspettavo così stretto, però mi piace tantissimo anche per l'inverno, secondo me ti fa sentire molto 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 calda, è molto caldo e prova del 9 che vi avevo detto, non prude, per fortuna non prude, quindi siamo contenti. È molto morbido, molto caldo, mi piace veramente tantissimo, mi piace proprio come sta, con queste maniche un po' svolazzanti però con la fine tutta aderente, cioè secondo me è anche molto particolare. Stupendo! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like e commentate, mi raccomando. Io vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, e ciao!